Ben ritrovati tra breve nel nostro telegiornale, vi parleremo della clamorosa svolta sulla morte del calciatore Denis Bergamini, indagata l'ex fidanzata. Questo e tanto altro subito dopo i titoli. Dopo 24 anni la procura di Castrovillari fa luce sull'omicidio del calciatore del Cosenza, Donato Bergamini, indagata per omicidio l'ex fidanzata. Emergenza abitativa a Vibo, nasce uno sportello per venire incontro alle esigenze dei cittadini, iniziativa della CGIL insieme al SUNIA. 10 imprenditori arabi incontrano le aziende calabresi e lucane, obiettivo creare contatti tra le nostre aziende e quelle del Medio Oriente, capofila del progetto la Camera di Commercio di Cosenza. Il Cosenza continua la sua corsa nei playoff dopo aver eliminato la Vibonese e ha superato anche l'ostacolo Gelbison con un secco 3-0 davanti ad un pubblico entusiasta sugli spalti del San Vito, 4.000 persone. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, un avviso di garanzia per concorso in omicidio volontario è stato notificato a Isabella Internò, ex fidanzata di Donato Bergamini, il calciatore del Cosenza, morto il 18 novembre del 1989, investito da un camion. L'avviso è stato emesso dalla procura di Castrovillari che ha riaperto le indagini sulla morte del calciatore. L'avviso di garanzia notificato dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza scaturisce dalle indagini avviate dalla procura di Castrovillari, dalle quali nel febbraio scorso è emerso che Bergamini era già morto quando fu investito dal camion e non si gettò a pesce sotto il mezzo, come stabilì la prima inchiesta. I servizi sono di Valentina Palmieri e Isabella Roccamo. Il corpo trascinato da questo camion per 60 metri lungo la 106. Il suo orologio continua a segnare le ore senza nemmeno un graffio, così come la catenina. Le scarpe intatte nonostante quel 18 novembre del 1989 piovesse. I RIS la scena l'hanno ricostruita più volte. Logica e scienza hanno smembrato la sentenza. Denis era già morto quando venne travolto dal camion. 100 pagine sul tavolo della procura di Castrovillari che ha riaperto le indagini. Dal tribunale ora arriva anche l'avviso di garanzia ad Isabella Internò, indagata con l'accusa di concorso in omicidio volontario. La donna era l'ex fidanzata di Denis. Sulla Maserati bianca era con lui. Si erano sentiti qualche ora prima. Il centrocampista del Cosenza aveva deciso di lasciare la squadra in ritiro. Fu Isabella, nel corso del primo processo, a raccontare in aula che Denis, nei pressi di Roseto, era sceso dall'auto per lanciarsi contro un camion. I familiari a quella ricostruzione non hanno mai creduto. Per quale motivo un calciatore dal promettente futuro avrebbe dovuto farla finita? Un dubbio atroce, per 20 anni ha continuato ad ossessionarli. Quella sentenza del 92, archiviata con suicidio, aveva troppe lacune. E allora i legali della famiglia Bergamini hanno ricostruito la vicenda portando in procura nuovi elementi. Un anno e mezzo di indagini, la ricostruzione della scena e oggi il primo indagato. Un miracolo, sottolinea il legale della famiglia Bergamini. Soddisfazione no, perché Denis se n'è andato a 27 anni. La procura riprende l'inchiesta. Certo, resta la domanda, perché uccidere il centrocampista? La morte forse è legata a motivi sentimentali? O c'è dell'altro? Tra le ipotesi che sono state fatte nel corso di questi anni c'è anche quella della droga. Denis avrebbe fatto da corriere, però nella Maserati, a lungo perquisita, non venne mai trovato alcun doppio fondo né nascondiglio. Per 24 anni i familiari di Denis Bergamini hanno chiesto verità e giustizia. Loro non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio. Adesso le loro tesi sono state confermate dalle indagini della procura di Castrovillari, guidata dal procuratore Giacomo Antonio, che ha riaperto l'inchiesta sulla morte del calciatore. Già, perché dagli accertamenti scientifici effettuati dai RIS di Messina è emerso che Denis era già morto quando venne investito dal camion sulla 106. Allora, cosa accadde quella maledetta sera di 24 anni
anni fa e quanto cercheranno di stabilire gli inquirenti anche attraverso gli interrogatori che inizieranno a breve. Isabella Internò, ex fidanzata di Bergamini, oggi iscritta nel registro degli indagati per concorso in omicidio volontario, era l'unica testimone oculare di quel presunto incidente stradale. Ad avvalorare la tesi che il calciatore si fosse suicidato erano state all'epoca proprio le dichiarazioni della donna e del camionista che era alla guida del mezzo che avrebbe investito Denis, ma probabilmente la sera del 18 novembre del 1989 su quel tratto di strada nei pressi di Roseto Capospulico c'era qualcun altro, l'autore del delitto. Gli investigatori nei prossimi giorni sentiranno amici e conoscenti di Isabella Internò. Negli ambienti investigativi si fa sempre più strada l'ipotesi che l'ex fidanzata di Denis fosse presente all'omicidio, ma che ad eseguirlo materialmente sarebbe stata un'altra persona. Ma quale sarebbe il movente del delitto? Per gli inquirenti potrebbe essere riconducibile a motivi privati e passionali. Intanto la sorella di Denis, Donata Bergamini, dopo la svolta nelle indagini, ha preso atto delle evoluzioni che erano attese, confidando nel lavoro della magistratura. Il sentimento però, ha detto, è di profonda tristezza perché il pensiero è rivolto al fratello, un ragazzo che amava la vita, come aveva detto nell'ultima intervista che rilasciò alla stampa pochi giorni prima che qualcuno gliela togliesse. E ieri vi abbiamo parlato delle perquisizioni a Rende nell'ambito dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro su presunti rapporti tra criminalità organizzata e comune, in particolare sull'affidamento del servizio mense scolastiche e un bar a società e persone e a familiari di presunti boss. Oggi la precisazione dell'avvocato Cesare Badolato, legale di fiducia di una delle persone coinvolte, che sottolinea come il suo assistito non abbia alcun precedente di associazione a delinquere di stampo mafioso. Marisa Fallico. Adolfo D'Ambrosio non è mai stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, né tantomeno può essere considerato elemento di spicco della cosca Lanzino, dato non ricavabile da alcun elemento. E questa è la precisazione dell'avvocato Cesare Badolato, legale di fiducia di D'Ambrosio, dopo la diffusione da parte degli organi di informazione della notizia che tra le persone coinvolte nell'inchiesta su presunte erogazioni pubbliche a soggetti vicini o familiari di boss e che ieri ha portato una serie di perquisizioni operate a Rende dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza e dagli uomini della DIA, risultava anche l'uomo in quanto marito della donna che si era aggiudicata all'affidamento di alcuni locali comunali da adibire a bar, il bar Colibrì. Anche su questo punto interviene la precisazione dell'avvocato Badolato. D'Ambrosio è separato dalla moglie dal 2007, il bar risulta di proprietà della donna ed era stato dato incomodato nel 2003, quindi ben prima dei fatti oggetto di indagini. L'uomo, d'altronde, non ha mai ricevuto favoritismi dal comune di Rende, continuo e legale, anzi è stato licenziato, lavorava come giardiniere, dopo aver riportato una condanna mite, non certo per reato associativo, sottolinea l'avvocato, nel processo Twister nel 2008. Fin qui la nota del difensore di D'Ambrosio. Prendiamo atto delle precisazioni. Ovviamente noi nel corso del servizio TG sul provvedimento della DDA di Catanzaro e sul filone di indagini scaturito dall'inchiesta Terminator su presunti rapporti tra la criminalità organizzata e il comune di Rende abbiamo riportato fatti, nomi, valutazioni diffuse dagli inquirenti per quanto attiene la gara per l'affidamento del bar e del servizio delle mense scolastiche della città a due società che vedono tra i loro dipendenti alcuni familiari di presunti boss, a cominciare da Ettore Lanzino. Abbiamo ribadito la presunzione di innocenza per tutte le persone coinvolte, il fatto che siamo in presenza di indagini preliminari perché il principio del garantismo guida da sempre il nostro operato e non ci siamo in alcun modo arrogati il diritto di dare etichette di mafiosità che sicuramente non spetta a noi. La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riapertura dell'istruttoria formulata dalla difesa di Alessandro Marciano, assolto in Cassazione per l'omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Fortugno. La Suprema Corte aveva rinviato gli atti a Reggio Calabria per un nuovo giudizio sull'imputato che era stato ritenuto in primo e secondo grado il mandante del delitto. La Corte d'Assise d'Appello oggi ha sciolto le riserve sulle richieste formulate all'udienza del
dello scorso 25 marzo, rigettando la richiesta della difesa. Sono state invece acquisite con il consenso delle parti due relazioni della Questura di Reggio Calabria. Il processo è stato aggiornato al prossimo 20 luglio per la requisitoria del Procuratore Generale e la discussione delle parti. Cambiamo ancora argomento, ma restiamo nell'ambito della cronaca, ci spostiamo di luoghi ad Amantea, bancarotta fraudolenta. La Guardia di Finanza della città tirrenica in provincia di Cosenza ha sequestrato alcuni beni per un valore complessivo di 100.000 euro. Tre le persone denunciate, sentiamo. C'è un conto salato degli uomini della Guardia di Finanza della Tenenza di Amantea presentato a tre imprenditori, titolari di un'impresa che si occupa di alimentari. L'accusa è di bancarotta fraudolenta, frode fiscale ed associazione a delinquere. I reati ipotizzati sono scaturiti a seguito di una verifica fiscale, dalla quale è emersa la sottrazione al fisco di una base imponibile di quasi 3 milioni di euro. Le imposte dovute per quasi 250.000 euro di IVA ed oltre 20.000 di IRAP, nonché l'omesso versamento di IVA per oltre 50.000 euro e di ritenute operate ma non versate per oltre 10.000 euro. I finanzieri hanno inoltre sequestrato un'azienda riconducibile ai tre indagati dal valore di 100.000 euro. A Vibo, per quella che è davvero un'emergenza, l'emergenza casa, nasce un nuovo sportello per venire incontro alle esigenze dei cittadini, iniziativa della CGIL insieme al SUNIA. Sentiamo. La crisi economica che attanaglia ormai tutti indistintamente colpisce con maggiore vigore quelle famiglie che sono investite dalla crisi occupazionale, che nel vibonese è un fenomeno di notevoli proporzioni. C'è questa ormai mannaia del fatto che perdendo il lavoro eccetera eccetera, diciamo che anche, si va a perdere anche la casa laddove si paga un mutuo ed essendo gli affitti esosi magari si tende ad abitare nell'Interland e lì c'è un altro problema, il problema che non abbiamo viabilità e non abbiamo mezzi di trasporto sufficienti. Ecco che in queste condizioni il problema casa e la conseguente emergenza abitativa diventano nel territorio vibonese scogli difficilissimi. Se ne è fatto carica la CGIL che in collaborazione con il SUNIA apre uno sportello con il chiaro intento di venire incontro a chi vive le problematiche di queste situazioni limite. Siamo in piena emergenza abitativa, il disagio colpisce anche la Calabria al pari di Lombardia, Piemonte, Sicilia. Al di là della crisi del mercato immobiliare, già ieri molto amplificata dai media, noi viviamo da parecchi anni anche nel nostro territorio una situazione particolare aggravata dalla crisi. Interi nuclei familiari sono in disfacimento, specialmente le giovani coppie che ritornano dai genitori. Tante famiglie che non possono pagare il mutuo. Noi dobbiamo fare in modo che anche in Calabria si possa vivere un piano dell'abitare. E c'è un aggiornamento sulla notizia che vi abbiamo dato in apertura, ossia la svolta nel caso Bergamini. L'appena battuta l'agenzia ANSA rivela che il tipo di ferite inferte e l'analisi degli oggetti e degli indumenti indossati nel momento della morte sono gli elementi alla base della perizia dei carabinieri del RIS di Messina che hanno determinato la svolta nelle indagini sulla morte di Denis Bergamini, con l'esclusione dell'ipotesi del suicidio e giungendo alla conclusione che il calciatore del Cosenza fu ucciso. Il RIS di Messina ha lavorato meticolosamente su tutti gli elementi raccolti e confrontando anche alcune fotografie del ritrovamento del cadavere con gli esiti dell'autopsia sul corpo del calciatore. Le indagini scientifiche hanno escluso in modo categorico che Bergamini, come fu detto all'epoca, si sia gettato davanti a un camion Fiat Iveco 180, venendo poi trascinato per una settantina di metri. Per confutare questa ricostruzione sono state prese in esame in primo luogo le ferite sul calciatore, che per i RIS sarebbero state inferte con il corpo già sdraiato a terra. Ci sono poi
alcuni oggetti che Denis aveva addosso nel momento della morte e che sono stati custoditi dai familiari fino al giorno in cui sono stati consegnati ai carabinieri della sezione scientifica dell'arma. Per Iris è impossibile che le scarpe, un paio di mocassini, l'orologio e la catenina del calciatore non abbiano riportato alcun danno nel trascinamento del corpo sotto le ruote di un mezzo pesante, tra l'altro come evidenziato nel servizio di Valentina Palmieri. Il giorno della morte di Bergamini pioveva e secondo i verbali dell'epoca il calciatore camminò sul terreno fangoso prima di morire, ma il terriccio sulle scarpe non ne sarebbe stato trovato. Su quest'ultimo particolare dalle indagini emerge anche un altro particolare inquietante. Negli anni scorsi il padre del calciatore ha ricevuto una lettera con all'interno delle fotografie che ritraevano del terriccio. Anche sul fronte dell'ora della morte i RIS hanno dovuto compiere meticolose ricerche. Sono state infatti analizzate alcune fotografie del cadavere di Bergamini in cui si vede l'orologio che il calciatore aveva al polso nel momento in cui è morto. Le lancette segnano un'ora diversa rispetto a quella alle 19.30 che fu indicata dai carabinieri per il decesso di Bergamini. Adesso siamo alla pagina economica e parliamo di un progetto che vede capofila la Camera di Commercio di Cosenza, che ha portato in Calabria importanti imprenditori arabi. Lo scopo è allacciare contatti tra le nostre aziende e quelle del Medio Oriente. Vediamo. Arrivano dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti. Sono importanti imprenditori che sono venuti ad incontrare le aziende calabresi e lucane per prendere accordi commerciali. Noi abbiamo iniziato questo percorso 5 anni fa, l'abbiamo fatto sottotono, man mano crescendo, e oggi sono questi i risultati. Cosenza parla un linguaggio internazionale. Veramente stamattina ho avuto una grande soddisfazione perché oggi sono presenti 10 operatori degli Emirati Arabi, del Qatar, uomini di affari più importanti a livello internazionale. Le aziende interessate allo scambio sono 43, impegnate nei settori che vanno dall'agroalimentare all'informatica. La crisi si supera anche così, inventandosi letteralmente nuovi mercati a cui guardare, e si tratta di mercati ricchi ed emergenti. La Camera di Commercio di Cosenza è oggi la capofila in Calabria e in Basilicata di questa interessante iniziativa. Questo è un progetto che parte come capofila Cosenza, ma attorno a sé vede tutte le consorelle della Calabria e le consorelle della Basilicata. Vuol dire che viene riconosciuto a Cosenza quel ruolo leader di essere capofila di un progetto di questo tipo. Questo mi consenta, è una grande soddisfazione, vuol dire che si è lavorato bene in questi 5 anni. La stagione musicale e teatrale del Morelli a Cosenza si è conclusa con un concerto jazz e si è dato appuntamento all'autunno. Vediamo. Il gruppo musicale Il Circolo delle Quarte, con lo spettacolo Nel Dubbio Suona, ha chiuso la stagione MOR, prima fase del progetto di residenza teatrale del Teatro Morelli, curato da Scena Verticale. Il raffinato quartetto, formatosi all'interno della classe di jazz del Conservatorio di Cosenza, si è proposto con un repertorio che attinge dal macromondo dello standard, del jazz modale, passando per il sano e ruvido funky. Il quartetto si sta ora cimentando nella stesura di pezzi di produzione propria, nella continua ricerca di soluzioni compositive ed interpretative personali e sempre diverse. Gli appuntamenti di MOR si sono confermati grazie ad una straordinaria presenza di pubblico, una formula vincente, così come lo è stata la scelta di dedicare la prima parte del progetto alle produzioni calabresi. Intanto i direttori artistici di Scena Verticale, Saverio La Ruina e Dario De Luca, stanno già pensando alla nuova stagione. C'è stato un bellissimo affetto, c'è stata una bella presenza di pubblico, a dimostrazione che anche facendo questa prima, ripartendo con questo nuovo anno e ripartendo con un focus solo sulla Calabria, è ovvio che è stata una partenza ardita sulla carta, però a dimostrazione che invece se il pubblico poi si fida delle scelte che fai, si può ritrovare con delle bellissime scoperte anche fatte da artisti calabresi che poi esportano il loro prodotto in giro per l'Italia.
Per cui dico bene, contentissimo, grazie a tutti i partecipanti, a tutti coloro che hanno dimostrato affetto e amore per le nostre scelte. E poi niente, poi ci diamo appuntamento in autunno con la rassegna di teatro contemporaneo nazionale, con grandissimi nomi che arriveranno, poi si vedrà. La stessa pagina sportiva con il Cosenza che ha battuto anche la Gelvison e quindi continua il viaggio nei playoff. Vediamo. La partita più difficile nella serata più bella. Il Cosenza supera anche il secondo turno playoff e accede alla fase successiva. Parenti per Parisi, l'unica differenza rispetto al successo sulla Vibonese nell'11 di Gagliardi. Il ritorno di Spicuzza tra i pali per la Gelvison di Erra. Non inganni il 3-0 finale, la gara è stata tutt'altro che una passeggiata, soprattutto nel primo tempo, quando la squadra campana è riuscita a imbrigliare Mosciare Guadalupi, pressando e chiudendo ogni spazio utile. Predominio sterile, se si escludono le conclusioni velleitarie di Senei Galantucci. Potenzialmente più pericolosa l'azione sull'asse Cavallaro Fiore e il tentativo di sfondamento di Mosciaro a corto di equilibrio. Il vero allarme in area rossoblu è suonato sull'incursione di Di Filippo, lanciato a rete da Galantucci ma stoppato bene dal tackle chirurgico di Sicignano. Prima frazione non esemplare dei Silani, condita qua e là dai lampi isolati, come quello che ha portato Pesce davanti a Spicuzza, bravo a chiudere lo specchio e a controllare la traiettoria del tentativo successivo di Guadalupi. Segnali di risveglio, culminati con l'assist profondo per Mosciaro, chiuso bene in angolo, e l'azione insistita di Guadalupi al cross dalla sinistra. Un finale in crescendo per il Cosenza, che però ha dovuto attendere la ripresa per giocare con maggiore personalità, sfruttando il calo inevitabile degli ospiti, soprattutto dopo l'espulsione di Melcarne per una gomitata in pieno volto rifilata a Mosciaro e non sfuggita all'assistente di linea. Con Erra costretto a scuotere la testa e a ridisegnare la squadra, il Cosenza ha avuto vita più facile, una conseguenza alla rete del vantaggio, propiziata dalla fuga di Cavallaro e l'incornata violenta di Nicola Spesce. Primo gol per l'under campano in evidente crescita e strada spianata per il Cosenza. A destra i problemi più seri per gli ospiti, esposti alle scorribande di Fiore, al cross per Mosciaro tradito da una zolla scivolosa. Poi il raddoppio, nato da una palla contesa da Pesce e rubata da Mosciaro, l'arrivo di Guadalupi a rimorchio e il tiro a botta sicura stampato sulla traversa, un regalo per il sempre reattivo Adriano Fiore, in gol sotto la sua curva preferita. Bandiera bianca per la volenterosa Gelvison e Cosenza dilagante per la gioia di 3.500 tifosi. Il terzo gol, una perla confezionata da Marano e Mosciaro. Il lancio intelligente del centrocampista e il missile del bomber che non ha lasciato scampo a Spicuzza. Un finale da notte magica che ha fatto divertire il pubblico del San Vito. Chi c'era ha già prenotato per la prossima gara con la Casertana. Chi non c'era, forse, non resisterà alla tentazione. Chiudiamo con il meteo. Amici dell'Europa Network, una giornata di venerdì dal valori termici piuttosto elevati, ben oltre la media del periodo, 29-30 gradi toccheranno i nostri termometri nel corso della giornata. Tutto ciò è determinato dalla presenza della cupola anticiclonica di matrice africana, quella subtropicale, che proiettatasi sul Mediterraneo centrale in direzione della Sicilia, determina questo flusso sciroccale africano con conseguente aumento dei valori termici. È una situazione questa che non varierà di molto nel corso della settimana. Del fine settimana, sabato e domenica, previsti ancora valori oltre i 25-26 gradi, con massima addirittura domenica attese sui 28-29 gradi. E segnalo soltanto l'aumento nel corso della serata di venerdì della copertura nuvolosa, e non sono da escludere dei brevissimi fenomeni legati a una leggera e latente, variabilità che si potrebbe manifestare sulla Calabria settentrionale nel corso della tarda serata. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Ogonotaro per gli amici dell'Europa Network. Ed è davvero tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento.